Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, stamattina la giornata ha già cambiato verso perché in realtà alle 10:30 dovevo vedermi con questa mia amica che non vedevo da tempo. Finalmente ce l'avamo organizzata, era un sacco di tempo che dicevamo: ah sì, ci dobbiamo vedere, bla bla. Ci siamo viste. Cioè, no, ci siamo viste, ci dovevamo vedere, ce l'avamo organizzato e tutto, e alla fine stamattina piove. Quindi io poi nel pomeriggio ho altri impegni, quindi balza tutto e sì. In realtà, da una piccola parte, sono felice perché ovviamente mi dispiace non vederla, ma ci rivedremo sicuramente nei prossimi giorni, ma vi giuro, stamattina non riuscivo ad alzarmi, ho messo la sveglia, che erano, cioè ho messo la sveglia alle 8, e mi sono svegliata che erano le 10, cioè il giorno non riuscivo completamente ad alzarmi, proprio distrutta, quindi almeno mi sono riposata un po' di più. Programma della giornata, mi do un attimo una sistemata perché ovviamente mi sono appena svegliata e tutto, faccio colazione, monto il video perché ancora non ho montato il video che voi avrete visto ieri e poi dovrei uscire con Nicolò sicuramente, con Charlotte e Anna non lo so, vedremo. Ho finito di farmi la doccia, mi sono un po' lavata senza capelli ovviamente perché li ho lavati in pratica cioè l'altro ieri sera e poi li laverò stasera. E mi sono fatta anche un po' di skincare, ho fatto una maschera, ho applicato il siero, ho messo la crema e ho applicato lo spray di Mario Badescu. Adesso mi bevo il mio latte con il Nesquik e mi metto a montare il video. Tra l'altro, prima, quando ho iniziato il vlog, non pioveva, adesso piove. Sperando che oggi pomeriggio non piova. Ho mangiato, in realtà mi ho dato un mandarino perché vi giuro, ultimamente non ho fame. Tra l'altro, qui mi sono grattata l'occhio, adesso è Bordeaux. Ho finito di montare il video, l'ho caricato, adesso tra 15 minuti dovrebbe uscire. E intanto mi è arrivato, mamma mia ragazzi, vi giuro, non pensavo. Mi è arrivato un pacco di, anzi, due pacchi di Shein che sono là dietro. Ho già aperto una cosa, ma in realtà solo un paio di scarpe che ho preso perché ero troppo curiosa di vederle. Poi vi farò vedere tutto ovviamente in un video. Vi giuro che questa volta sono veramente grandissimi, sono più di 30 cose, quindi non vedo l'ora di farvele vedere e di vederle anche io perché ancora non le ho viste. Adesso mi cambio, mi trucco, mi do una sistemata e poi esco con Nico finalmente. E vi giuro non vedo l'ora di truccarmi perché oggi ho veramente una faccia indecente. Tra l'altro, piccolo appunto, ho tirato fuori le cose di Shein perché mi è venuto il dubbio che non fossero tutte le cose e infatti mi sono arrivati solo 17 pezzi, in tutto sono a 30. Quindi non so se aspettarmi altri due pacchi o un altro, però appunto manca ancora qualcosa, cioè qualcosa in realtà quasi metà della roba e non so se mi arriverà in giornata. Perché l'altra volta, madonna, sti capelli. Perché l'altra volta mi era arrivato un pacco il pomeriggio e l'altro la mattina. Quindi o l'altro, gli altri che mi mancano potrebbero arrivare oggi pomeriggio. Oppure, non so, nei prossimi giorni vedremo. Si va, ragazzi, si va. Tornata a casa, vi giuro ragazzi, voi non avete capito che freddo fa fuori, cioè vi giuro un congelamento e dato che non me lo faccio vedere da molto vi faccio vedere la patatina. Ciao a tutti! Pesa la bellezza di 3 kg, tra l'altro oggi ho messo anche l'orologio nuovo per la prima volta, che non si vede ma vabbè. E qui abbiamo una patatina che mi dà i bacini. Alla fine ho preso un paio di scarpe perché mi servivano per l'inverno, dato che ne ho in pratica due paio in croce, ho le Dr. Martens e poi queste qui che sono le Nike Zoom 2000. Poi vabbè ho le Converse però non le posso mettere in inverno perché altrimenti muoio di freddo. Quindi ho detto ok, visto che non sono riuscita a prendere le Jordan, che tra l'altro mi sono fatta spiegare dal ragazzo come funziona, adesso vi spiego anche a voi. Vi spiego anche a voi, spiego anche a voi. Ho deciso appunto di prendere un paio di scarpe semplicissimo che hanno tutti, però
Onestamente io non sono, cioè mi piacciono le scarpe sportive, ma è difficile che ci sia un modello che mi colpisca particolarmente, quindi ho detto vabbè dai, questo è molto basic, molto abbinabile. Sono appunto questi qui che conosceremo tutti alla perfezione. Io fino a un mese fa dicevo no, non le prenderò mai perché le hanno tutti. Alla fine ragazzi mi sono ricreduta perché sono carine, è vero, le hanno tutti, però tra tutte le scarpe che ci sono in commercio, effettivamente sono quelle che mi convincono un po' di più. Poi sono molto basic, quindi ci stanno. Ho preso proprio il modello più classico che ci sia e ci stanno. Ho preso un 37,5. Io ragazzi, vi giuro, non riesco a capire che cavolo di numero porto perché per queste qui che ho addosso, le Nike Zoom 2000, ho preso un 38,5. Di questo ho preso un 37,5. Quindi ogni volta prendo un numero diverso e non si capisce che numero io abbia. Poi sono passata da Sephora e ho preso finalmente l'illuminante di Becca che ho rotto tipo un anno fa, però mi dispiaceva buttarlo perché era quasi tutto intero. Però ragazzi, vi giuro, adesso è ridotto malissimo, ve lo faccio vedere. Guardate com'è adesso. Quindi sono andata da Sephora e ho preso un nuovo illuminante. Bellissimo il colore. Stupendo, molto simile all'altro, forse questo qui è un po' più rosato, bronzatino, mentre quello forse era un po' più oro, però stupendo anche questo. Finalmente non avrò più l'illuminante rotto. Momento shopping concluso e onestamente non so che cosa farò adesso e sicuramente starò qui un po' al computer, sistemerò delle cosine che devo sistemare, faccio anche un attimo un'organizzazione di tutto perché in questi giorni è stato un po' così. E stasera sono a mangiare dal nonna con Charlotte e ovviamente Anna perché siamo a casa sua. E non so cosa mangeremo perché io prima in centro mi sono presa una pizzetta. Quindi sicuramente pizza non ne voglio. Mangeremo o Mac o io, non lo so. Vi faccio vedere cosa mi ha regalato Nicolò. In pratica mi ha regalato questa targa in pratica di tipo plastica. L'ho fatto stampare una nostra foto e poi una delle nostre canzoni. Poi è stracarina come idea, quindi ci sta. Mi ha detto che ci ha messo un po' per arrivare, però è arrivata, meno male, dai. Con le piume di Winnie Pooh dietro! È tutta abbinata da Winnie Sì, Pooh! sono belle! Allora ragazzi, sono arrivata a casa dell'annuccia, c'è anche la Charlie, e mi ero scordata completamente di continuare il vlog. Comunque, io e la Charlie abbiamo ordinato il sushi. Seconda sera che mangio sushi consecutivamente e l'Anna la pizza. Io l'avevo mangiata oggi la pizza in centro, quindi ho evitato. E sono più o meno le 20:20 e tra un po' dovrebbero arrivare gli ordini, quindi speriamo perché ho fame. È arrivato il sushi e all'Anna che doveva arrivare la pizza alle 20:20 ancora non è arrivato niente. Oh oh! Sono tornata a casa dato che ormai sono anche lì. 11:20, quindi in realtà già da un bel po', e volevo farvi vedere una cosa che mi ha dato la Shea. Mi ha dato la crema di The Ordinary. Allora, io ho finito la mia crema, quella lì solita di brochet che avrete visto in 800 video, e appunto l'ho finita e ho detto ok, posso che ricomprare quella perché ormai è quasi 2 anni che sto alternando quella con un'altra di Collister. Ho detto vorrei provare quella di The Ordinary, e siccome so che lei aveva preso sia questa crema che l'acido ialuronico che ho anch'io, ma sulla sua pelle questi prodotti non vanno bene. E mi aveva detto che se non, cioè, se non la volevo comprare me la poteva dare, allora l'ho chiamata e mi ha detto che me la dava con piacere. E quindi partirò ad usarla già da stasera perché appunto la mia è completamente terminata. Oggi ho fatto l'ultima applicazione, però proprio è finita, è caput, quindi voglio provare questa qui e vediamo come mi ci trovo. Immancabile cioccolata delle 12:49, molto bene. E adesso io mi metto a fare due cose qui al computer, volevo un attimino un po' organizzarmi delle cose da fare nei prossimi giorni. E direi che posso anche concludere qui il vlog. Spero come sempre che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. L'unica cosa che volevo chiedervi è se questi vlog vi stanno risultando un po' ripetitivi, nel senso che alla fine faccio sempre le stesse cose, quindi non cambia molto da un vlog all'altro, però spero comunque di tenervi compagnia e tutto. E basta. Aggiungo una cosa e poi veramente vado, che
che sto iniziando a utilizzare moltissimo Snapchat, quindi se mi volete aggiungere, mi chiamo in questo modo, vi lascio qui il nome, aggiungetemi perché sarei molto contenta. E basta, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio.